se n'è andato un aretino illustre, insomma, Arezzo ha dato i natali a Gianni Boncompagni, che ha fatto la storia della televisione e dello spettacolo. Ma soprattutto della radio. Io facevo il liceo allora, primi anni 70, e si correva da scuola a casa perché c'era la puntata di Alto, c'erano due trasmissioni, una era Bandiera Gialla e una era Alto Gradimento, che poi ci teneva occupati per la prima parte del pomeriggio, ed era uno spettacolo, Arbore Boncompagni, con tutti i personaggi che si sono inventati. Lui è stato veramente un grande, perché si è inventato un modo nuovo di fare la radio, che poi è stato trasportato in televisione da Renzo Arbore, ma è tutto nato alla radio. Quella radio che noi sentivamo più di ogni altra cosa, non c'era internet, non c'erano i telefonini, c'era la televisione la sera, di giorno si sentiva la radio. E la radio era musica e le battute incomparabili di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Lui non ci teneva tanto a far sapere che era d'Arezzo, però, e questo fa parte della aretinità, perché molti aretini sono un po' orsi come lo era lui, però un personaggio di grandissimo spessore. Io penso che il ricordo che ne abbiamo tutti, che ne portiamo tutti, sia assolutamente positivo. E il fatto di sapere che un grande aretino se n'è andato ci mette tristezza oggi, però non dobbiamo fare commemorazioni, perché lui non l'avrebbe voluto, perché lui era un personaggio positivo e allegro. Non a caso tu mi stai intervistando con dietro la musica della Zumba, e non me ne vergogno affatto, va benissimo così. Dai Gianni, ciao.